allora, vediamo un po'. Questo è il connettore del touchscreen, questo è il connettore dell'LCD, questo è quello della carica, insieme a questi qua e la parte dell'antenna. Ok, ora lo blocchiamo questo, allora qua sotto ci va. C'è qualcosa che non va, andiamo a vedere perché non va giù la scheda, non è incastrata bene, andiamo a vedere perché non è incastrata. Cosa c'è che tocca? No, solo che deve andare, questo deve andare incastrata sotto una linguetta di plastica. Qualcosa comunque che non mi sembra che, vediamo un po', non riesco a capire, qualcosa che tocca, qui è tutto a posto, ecco, abbiamo trovato cosa, la vite che mancava, che è rimasta attaccata alla fotocamera. Vediamo un po' adesso se adesso direi che ci siamo. Mettiamo la vite qui, ogni tanto capitano che gli speaker, le fotocamere attraggono le viti. Allora, incastriamo in modo qua il cavo dell'antenna coassiale. Ok, questo ricambio ce l'ha fornito il cliente, offriamo anche questo servizio, l'importante è che se ci fosse qualcosa che non va nel ricambio, il cliente è consapevole che la restituzione del ricambio al venditore dove è stato acquistato sia tutto a carico del nostro cliente, logicamente.
Bien. Ora mettiamo anche la batteria. Ok. La parte bassa. Vediamo qua se c'è qualcosa che non è tutto a posto. Mi sembra che faccia un po' fatica a entrare, andiamo a vedere perché. Qua non c'è niente di strano. Neppure. Ok, possiamo chiudere. Allora, viti piccole vanno qui, dove ci andranno anche i tappini. Le viti un po' più grandi, le quattro viti un po' più grandi. Ok, mettiamo i tappini. Qua qui abbiamo collegato tutto, l'ultima occhiata, fotocamera, l'antenna l'abbiamo collegata, possiamo anche chiudere adesso. Ok, mettiamo i tappini anche qui. Ok. Facciamo la prova di funzionamento. Allora, questo tasto accensione, vediamo un po' come va. Tanto si accende già, una bella cosa. Copro un attimo per le immagini, non so mai, no niente, c'è un po' di vino. Direi che siamo a posto. Questo è tutto, niente, GS Telefonia esegue anche sostituzioni di display di telefoni importati da Hong Kong, o Cina, che sia. Questo è tutto. Buona giornata da Luca GS Telefonia.